Nel cuore del paese svetta la colonna di San Giovanni, realizzata grazie ai disegni di Luciano Cavaliere e innalzata nel 1895 in sostituzione di una più antica. Interamente scolpita nel tufo, in cima alla colonna svetta la statua del Battista, protettore della città. La piazza è fronteggiata dalla Chiesa Madre, dedicata al santo protettore del paese. L'edificio fu elevato sul finire del secolo XVI, ma modifiche e ricostruzioni sono state apportate alla struttura nel corso del tempo. Le forme austere e lineari della facciata della matrice fanno da quinta all'elegante fisionomia della torre campanaria, elevata sul finire del Settecento. Il campanile, in cima, sfoggia le sue forme rotondeggianti al richiamo dello stile rocaille. L'interno della chiesa matrice si apre in uno spazio monumentale. Troneggia sull'arco trionfale della navata l'agnello giovanneo, simbolo di San Giovanni Battista e antica arma dell'Universitas Savese. Le navate laterali dell'edificio sono state costruite nella seconda metà del Settecento, durante l'allargamento della chiesa mirato a sostenere la crescita demografica del paese. Di notevole pregio è l'altare della Vergine del Rosario, edificato nella seconda metà del Settecento. La macchina architettonica è impreziosita da eleganti marmi policromi che fanno da cornice alla statua in legno della Madonna, probabilmente di fattura napoletana. Le formelle dei Santi Misteri sono dipinte direttamente sul marmo, mentre in alto svetta l'effigie di Sant'Oronzo, protettore dell'antica provincia di Terra d'Otranto. Posizionata su via Roma, la chiesa conventuale di San Francesco fu edificata su progetto di Cosimo Stranieri da Francavilla Fontana. La facciata sobria, dal richiamo neoclassico, è ritmata dalle alte lesene, in cima adornate da capitelli scolpiti al gusto ionico. All'interno dell'edificio si può ammirare l'impianto monumentale decorato con colonne corinzie e sculture eseguite da maestranze salentine provenienti da Galatina e Soleto. A trionfare è la bellissima pietra di Carovigno, lavorata con perizia e maestria. La chiesa venne ampliata nel 1936 per poter ospitare i numerosi devoti interessati a partecipare alle funzioni religiose francescane. La navata a croce latina è sovrastata da due splendide cupole di differente diametro e altezza, fregiate da affreschi di notevole valore artistico. Molte delle opere d'arte, che impreziosiscono anche le pareti superiori e le vele del convento, sono attribuite ai pittori Bocchetti e Valzano. La loro maestria rende il luogo sacro un'oasi di preghiera. Oltre a godere di un'importante biblioteca, dal 2009 il convento di Sava accoglie nelle sue sale il Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale. La collezione museale, un tempo conservata a Lecce, è composta da importanti pezzi storici attenenti alle missioni francescane in Cina e rappresenta la testimonianza dell'impegno evangelico dei frati minori operanti nel continente asiatico.
Nelle sale museali si possono ammirare le pregiate pitture su seta, raffiguranti bonzi e dignitari della corte imperiale cinese. Fa mostra anche l'antica cultura religiosa del Regno di Mezzo, che è illustrata magnificamente nei graziosi vetri decorati e smaltati con vera perizia. La sezione di storia naturale è invece composta dalle donazioni delle famiglie Salomoni e Marcucci e dai reperti del gabinetto scientifico del liceo dei Frati Minori di Lecce. Nelle sale fanno sfoggio rari ritrovamenti geologici appartenenti al contesto di fossili e minerali. È possibile anche ammirare conchiglie, coralli, esemplari di fauna terrestre e marina. La collezione è costantemente arricchita da donazioni e dalle collaborazioni con l'Università del Salento, il WWF e Legambiente.